piccate dentro della... La Grecia però è in crisi e immediatamente Papa Andreo viene chiamato in sede europea dalla Commissione e dalla BCE. Ma hai chiesto aiuti? Sì, c'è una condizione un po' difficile, ho chiesto una tranche di aiuti all'Europa. Allora, questi sono i contratti della Germania per l'acquisto di cannoni, per l'acquisto di armi, tutto ciò che veniva dismesso dalla difesa tedesca. Tu mi fermi. La Francia, che non dovrebbe stare da meno, magari presenta un contratto per degli elicotteri, delle armi, delle munizioni e per delle fregate, in tutti i sensi, ne ha dato le fregate. La Grecia è stata costretta a firmare e a questo punto la sua tranche d'aiuti. E così la Grecia nel 2011 è il paese che ha la percentuale più importante del proprio PIL dedicata agli armamenti, il 3%. Ci sono altri paesi nel mondo che ha questa percentuale, si chiama Stati Uniti. Vi rendete conto di come hanno armato la Grecia, come ne hanno svenduto e ceduto di tutto, pur di tenere recato quei lentini benissimo comprati. Stessa cosa fanno con noi. Quindi io questi passi di svincolo, di uscita rispetto a questi organismi, ce li ho ben presenti, rispetto come quello relativo al ripudio della messa in discussione del debito. Così come ben presente che servono nuovi rapporti di cooperazione internazionale. Cioè l'Italia, che è un paese sovrano, tolto il discorso dell'Unione Europea, dovrebbe essere un paese sovrano, valuti in base alle proprie produzioni che possono essere partner privilegiati, ciò di cui ha bisogno, e installa un sistema di cooperazione rafforzato bilaterale o multilaterale con quei paesi che sono necessari per gli scambi e per gli approvvigionamenti. Quindi una maggiore autarchia, si passate in termini, cominciamo ad essere autosufficienti a produrre, tra virgolette, a chilometro zero, cominciamo a consumare ciò che produciamo, a nutrirci delle cose che coltiviamo nella nostra terra, del pesce che viene pescato qui, cominciamo ad utilizzare ciò che viene prodotto in Italia, per ciò che chiaramente non riusciamo a fare, perché non abbiamo tutto, stabiliamo dei rapporti privilegiati con altri paesi che ci possono dare ciò che non abbiamo. Questo è possibile, basta sottrarsi al capriccio, alle trappole, anche in questo caso, di accordi, di alleanze internazionali che ci costringono a inseguire i capricci di altre superpotenze che non guardano certo l'interesse dell'Italia e dei paesi europei, ma il proprio interesse di potere. Anzi, lo dico in nero su bianco, che i rapporti vengono salvaguardati per gli interessi che sono trovati proprio come dicitura statunitensi. Se non vi fidate, visto che ho parlato tanto anche di informazione, sappiate che l'informazione italiana a 360 gradi viene mediata da una cosa che si chiama Aspen, Aspen Institute, che sede negli Stati Uniti. Addirittura il TG1 ha aperto una propria edizione nel gennaio del 2009 dicendo è iniziata la collaborazione tra Rai e Aspen. E uno dice cos'è Aspen? Aspen utilizza il metodo, lo trovate sul sito, a porte chiuse. Anche qui si dice il segreto, i cittadini non devono sapere nulla. Ma confeziona le notizie come devono essere detto, che cosa deve essere detto e che cosa non deve essere detto. Nel nucleo centrale dell'Aspen degli Stati Uniti vi trovate una certa Madeleine Albright, vi dice qualche cosa? Alla sottosegretaria degli Stati Uniti, guerra fondale. Ci sono rappresentanti che lavorano con CIA all'interno dell'Aspen, che decidono che cosa va detto e che cosa non va detto. Quindi secondo voi, perché adesso è necessario fare determinate guerre e ce la propinano in tutti i modi possibili e immaginabili? Chi è che ha deciso che quelle guerre sono necessarie e vanno condotte? E tutti i nostri giornali, la TV ci dicono quello che dobbiamo sentirci dire, all'interno ancora ci sono rappresentanti di multinazionali. E per quanto riguarda l'Italia, visto che l'Aspen Institute ha una sede anche in Italia, sappiate che dentro ci trovate di tutto, da Lucia Annunziata fino a Fedele Confalonieri. Ci trovate dentro da Tremonti, che addirittura lo presiede, sì, non certo, Mario Monti. E quindi secondo voi come ci viene fornita l'informazione? E nel gruppo Bild, ma c'è anche la gruppa. Ma assolutamente tutto viene strettamente controllato e gestito. Quindi ecco perché avevo calcato anche sull'informazione. Visto che parliamo dell'Aspen Institute, forse sarebbe anche interessante dire chi è uno degli amministratori delegati. La guerra, visto che siamo a Torino, ad esempio, è uno dei massimi dirigenti del Giorgio, scusa, Giorgio.
anche qui, a Cesare quel che di Cesare, Dio quel che di Dio. Se voi guardate sul sito della Casella Gio Associati, trovate che Enrico Sassone fa parte dell'Aspenesi, anzi è uno dei crediti di che vanta. Vi prendete la briga www.aspeninstitute.it, entrate, c'è la comunità Aspen, cliccate, trovate i soci sostenitori, ed è da brivido perché sono prevalentemente banche, e già lì capite perché. Esatto. Andate a controllare i soci sostenitori, i soci, i fellow, chi ha gruppi di clienti, e non trovate il nome di Enrico Sassone. Questa è una cosa di cui lui si vanta, ma sul sito non c'è. Sul sito ufficiale di Aspen Italia non compare Enrico Sassone, neanche con lo statunitense. Sassone è uscito dalla casa di ma questa è una delle, cioè lui è una delle cose che sostiene, però non c'è riscontro rispetto ai siti ufficiali, per cui dovete fare informazione. Abbiamo parlato prima della prostituzione, nella prostituzione chieda che qualcuno possa cedere la sovranità nazionale a stati o persone o a corpo una modifica ultimamente. No, la Costituzione dice che quando sei subordinato all'organizzazione a corpo internazionale puoi essere subordinato. La Costituzione italiana ha recepito il principio di sussidiarietà. Siccome no, mi ricordo della cosa, da questa cosa, siccome è stata fatta a più riprese, sono state fatte delle denunce al capo dello Stato, a tutto l'establishment del governo, a Draghi, e nessuno ne parla, io vorrei capire se possiamo fare, cioè se qualcuno può avere una speranza per poter processare questi pizzi. Allora, io spero che ovviamente le denunce vanno avanti, perché quando viene data attenzione alle denunce dei cittadini è sempre importante, però attenzione, facciamo attenzione a quello che dicono i testi e a quello che prevedono le normative. La Costituzione italiana non prevede l'impossibilità di cedere sovranità, anzi la Costituzione italiana è inserita perfettamente in quel principio che si chiama sussidiarietà verticale, e che prevede che al di sopra, attraverso trattati sottoscritti in sede internazionale, vi possa essere un diritto cogente superiore rispetto a quello interno italiano. Per cui se l'Unione Europea, se l'Unione Politica, no, attenzione, qui. Allora continuano a parlare di Unione Europea, l'attuale Unione Europea monetaria, di carattere economico, monetario, ma esiste un'altra Europa, che è la Comunità Europea, l'Unione Europea, non l'Unione Europea monetaria, non quella dell'euro. Ed è ad esempio quell'Unione Europea di cui fa parte anche la Gran Bretagna, pur non avendo adottato l'euro, bontà sua. Esisteva l'opzione opting out, cioè io me ne resto fuori, dice in futuro se entrare a nuovo, la Gran Bretagna giustamente finora ha deciso di non entrarci mai, e se ne resta fuori. Ma fa parte di questa Unione Europea, che è basata su una serie di pilastri, fra cui anche la politica della sicurezza internazionale, Eurogenfor con un esercito europeo, ma il filone sulla pesca, la politica estera, in realtà ancora tutta ristrutturata, ma esiste anche come pilastro importante quello di politica, il famoso rafforzamento dell'Unione Europea dovrebbe essere nel senso politico, ma esiste già l'unità, e poi c'è l'altro pilastro che è quello di carattere monetario, Unione Europea Monetaria. Rispetto ai trattati che l'Italia ha sottoscritto, sì, è una cosa legale. Se noi disconosciamo la superficie perché l'hanno fatto in modo abusivo, ad esempio, mi domando, c'è una fotografia del debito pubblico, ma questo è impossibile, non abbiamo lavoro, non abbiamo infrastrutture, non abbiamo aiuto alle famiglie, cioè vi vogliamo dire queste cose qui? Sono d'accordo con te, il problema però è questo. Dal punto di vista legale, hanno agito nella legalità perché? Uno dice, ok, se non possiamo impugnare la Costituzione per mettergli una briglia, un freno, o per in qualche modo fermarlo rispetto a quello che hanno fatto, se non possiamo impugnare i trattati europei, o se non vogliono utilizzare i trattati europei per togliersi da questa trappola maledetta legata al debito, legata al rapporto debito PIL, eccetera, poi potremmo discutere a lungo anche del PIL, del fatto che sarebbe meglio un PIL, ma andremo lontano.
Ebbene, che possibilità ci rimangono? Tu dici, vabbè, guardiamo il codice civile e il codice penale, si sa mai che abbiano fatto qualche reato per cui è impugnabile lì. E allora iniziamo l'altro computer e faccio vedere la modifica perché ho in due file parallele molto interessante questo. Esiste una norma del codice penale che prevede che possano essere processati per alto tradimento le figure anche istituzionali che cedono, che minacciano direttamente o indirettamente l'integrità dello Stato, la tenuta dello Stato, e quindi quanto è stato fatto in quest'anno sarebbe perfettamente inquadrato in questo senso. Attenzione, nel 2006 viene fatta in totale silenzio una modifica al codice penale, articolo 241. Fino a quel periodo, fino a mi pare fosse maggio, però 2006 di sicuro, era punibile addirittura con l'ergastolo. La morte era sempre una figura dei rappresentanti militari italiani, perché non faceva parte dei ranghi militari e l'ergastolo. Chi si rende colpevole di altro tradimento, ovvero con delle azioni dirette o indirette, contribuisce a minare l'integrità dello Stato, a cercare la sovranità, a frammentarlo, spezzettarlo, così. Nel 2006 il nuovo governo Berlusconi introduce una modifica banale, su due parole, anzi tre, che sono quelle che cambiano e che, scusate la volgarità, parano il culo a chi ci sta governando ora, perché le tre parole sono: è colpevole di altro tradimento chi contribuisce con atti violenti a minacciare l'integrità dello Stato, a sbagliare. Con atti violenti, ti sparo, ti tiro la sassata, sono colpevole di altro tradimento. Svendo integralmente l'Italia, il patrimonio dell'Italia, cioè la sovranità del paese, dei cittadini, all'entità straniera, lo faccio senza violenza, sono nella legge. E non c'è alcun appiglio nemmeno dal punto di vista del codice penale. Scusa, anche a termini della loro, insomma, loro legalità, legge, ha fatto anche delle cose illegali. Visto le denunce presentate dalla Mediterranea, sì, dove ci sono i funzionari che sono andati per concorso, quindi sono diventati così ai tempi della prima maniata, quella di Mani Pulite, con la prima ondata di privatizzazioni, no? Che sono vediamo illegalmente eseguiti con le loro funzioni e vengono le personaggi completamente senza importante perché qui ci sono anche alcuni termini, no, della legalità, cioè, perché ci sono dei personaggi che avevano per concorso acquisito una carica all'interno, sappiamo, no, che il ministro cambia, ma ci sono gli altri funzionari, il ministro che sono stati lì perché sono in carriera, no? E quindi sono i quadri dello Stato, ma fecero delle manovre per mettere il loro dettaglio, non lo conosco, ma li misero fuori gioco, quindi una cosa completamente illegale, per inserire dei personaggi che mandano nemmeno i titoli, di cui adesso non nomino nessuno, ma chi appare a volte in televisione a fare il moralizzatore che tutti dovranno contribuire e occupa una posizione illegale, quindi lui non ha alcun diritto, alcun titolo, perché nemmeno un centesimo, quanti sono? Questo è un punto molto importante, sicuramente l'hai parlato con Galloni, questo è un altro, quindi anche ai termini della cosiddetta legalità è tutto illegale, quindi, il legale è un morale, poi il legale anche termini della cosiddetta legalità. Questa è una questione che ha fatto Garavaglia, però è il fatto che sono stati ben ricattati direttamente dalla BCE con la minaccia di non comprare più dallo Stato. Adesso, se qualcuno non si prende la briga di denunciare, voglio dire, questa cosa, per Garavaglia che faccia queste dichiarazioni in un processo. Non so, è possibile che si possa imbattere qualcosa del genere per far bene i fuori? Sì, ma stiamo sempre parlando di due binari che corrono paralleli e non si incrociano. Ovvero, un conto è la legalità, questa volta non la loro legalità, ma la legalità data dai trattati. La BCE può decidere e se ritiene opportuno, siccome è totalmente autonomo ed indipendente, può dire io i titoli non te li compro. Chiaro che è un ricatto, siamo su un altro binario, quello dell'etica o della morale o della pressione o del ricatto politico, però è un altro rispetto alla legalità. Pensate, se lo dico io mi danno la complottista, allora uso le sue parole, non se ne parlo, probabilmente.
L'ex presidente della Repubblica Francesco Cossiga, che non era certo il mio idolo, ma chiaramente l'ho letto, e ha degli spunti estremamente interessanti, diceva: se uno Stato sovrano si fosse dato la stessa struttura amministrativa e organizzativa dell'Unione Europea, saremmo scesi tutti quanti in piazza armati. E aggiungeva anche che la struttura più antidemocratica esistente al giorno d'oggi, come diceva l'anno prima di morire nell'intervista e poi è finita nel libro Fonte il potere, dichiara la struttura più antidemocratica è l'Unione Europea. Un ex presidente della Repubblica, lo trovate nel libro, io perché l'ho dettato queste parole. Arrivo subito, faccio un ultimo passaggio, poi ti dico questo. Giusto per finire il discorso sul fatto che non ho soluzioni, ho delle idee, ho in mente dei passi, però chi lo fa? È qui che io non ho una soluzione, meglio, è il mio progetto, come per il bene comune, abbiamo elaborato un progetto che mi vede per il bene comune al centro, ma che lo vede protagonista insieme a tante altre persone, insieme a tanti altri gruppi, via più ampio. Perché se no, il chi lo fa, fra chi litiga, per un po' di visibilità, per un po' di protagonismo, per un po' di luce dei riflettori, va a finire come in Grecia. Qui la Grecia, anche da questo punto di vista, ci insegna. Nel libro ho messo un appendice, dovevo uscire alla fine d'aprile, è uscito alla fine di maggio, quindi sono uscita a mettere l'appendice sulla prima tornata elettorale. Sapete che a distanza di un mese, una settimana, sono dovute andare a tornare, sono tornati al voto, perché non riuscivano ad avere un governo che potesse gestire e amministrare il paese. Ebbene, la prima tornata elettorale si sono presentate 32 liste diverse. Il solo partito comunista era suddiviso in 7 liste diverse, concorrenti l'una contro l'altra. E per intenderci, un conto era parlare di chi, perché i due grossi blocchi erano a favore della Troica o contro la Troica, ovvero a favore delle misure europee o contro le misure europee. Si è cercato di creare un unico fronte nazionale delle varie forze, accantonando divisioni centro, destra, sinistra, dicendo: abbiamo un'emergenza, siamo una sorta di comitato di liberazione, via queste carte, centro, destra e sinistra, si tiri, si va davanti e si crei questo fronte nazionale. Secondo voi ce l'hanno fatto? Né la prima, né la seconda tornata elettorale, neanche dopo aver preso questa batosta, nemmeno lì, un mese, una settimana dopo, sono riusciti ad aggregarsi e ad accorparsi. E quindi anche la seconda tornata elettorale, anche laddove si sono presentati così divisi, che di nuovo non c'è stata l'espressione della volontà popolare. Perché dico questo? Come no? Si è fatto un governo, il primo partito è stato la democrazia, quindi sicuramente c'è stato un risponso e quello era. No, attenzione, se voi guardate il risultato, trovate che rispetto alle persone che sono andate a votare, tolto l'elevatissimo astensionismo, vi accorgerete che la maggioranza dei votanti era contrario ai provvedimenti dell'Europa, era per l'uscita dall'euro e dall'Europa. Però, grazie alla legge elettorale, quella dalla quale vogliono copiare per fare la nuova legge elettorale in Italia, grazie a quella legge elettorale, pensate, il primo partito che arriva si conquista un premio di maggioranza fatto da 50 seggi su 300. Ovvero tu arrivi primo, ti regaliamo 50 seggi solo perché sei arrivato primo. E quindi attraverso questo principio l'esito delle urne è stato stravolto. È lì che non riesco a dare una risposta, ovvero io ho una risposta che è fatta dell'unità, dell'unione di chi ha capito l'urgenza e la gravità del momento e che pensa che sia necessario uscire dagli steccati centro, destra e sinistra per muoverci tutti insieme e per agire concretamente per poterci sostituire attraverso quella che è l'unica rivoluzione necessaria in questo momento, se non andiamo a farci ammazzare in piazza, a farci bastonare e con che risultati poi con provvedimenti ancora peggiore, con lo stato di polizia ancora peggiore. Quindi ragioniamo dal punto di vista delle possibilità oggettive che abbiamo, vediamo di unirci, vediamo di metterci tutti insieme attorno al tavolo. Due punti, sovranità militare e sovranità nazionale, riusciamo a trovarci su questi due punti? Riusciamo a sederci attorno a quel tavolo dove adesso invece stanno giocando quegli scommettitori e quei bar di cui vi ho parlato prima, quei giocatori d'azzardo?
sediamoci attorno a questo tavolo e rovesciamolo. Avremo finalmente una nuova partita da cominciare a giocare dove le carte sono le nostre. Posso intervenire? C'era, sì? Dopo. Ah, grazie. Il posto di questo pozzo di scienza che ho chiesto. Quando mi ricordo che incontrava devo farmi spiegare tutto. Ogni volta parliamo. Allora. Sì, so di non sapere, quindi già mi capito. Ma io so di non sapere molto. Allora, una delle grandissime disinformazioni che ci fanno i mezzi di informazione di massa, è quella di fare credere ai poveri cittadini italiani che l'appartenenza all'Europa, quindi da fare parte dell'Unione Europea, non deve avere l'euro. Non è vero, perché sono 12 paesi su 27, meno della metà dei paesi europei fanno parte dell'euro, utilizzano l'euro come moneta. E perché nessuno ci racconta come stanno gli altri? Ma gli altri sono messi nella alta come sono messi quelli che sono con l'euro, o sono messi meglio? E su questo mi piacerebbe avere un parere da Monica, che sicuramente più informata di me. Adesso ho la sensazione che stiano molto meglio e che non abbiano sicuramente tutte queste imposizioni, questi ricatti a cui invece sono sottoposti i paesi. Secondo punto velocissimo che vuol dire? Il recupero di sovranità monetaria, secondo me è possibile come primo step, durante restando nell'Unione Europea per altri aspetti che non certo devo fare. Comunque, quindi voglio dire, come ci sono 15 paesi che non hanno l'euro, penso che si possa uscire tranquillamente senza depositare. La sovranità monetaria però non può non essere accompagnata dalla rinazionalizzazione delle banche che erano già capitale comune. Perché quando Dini, non so se Dini o Cianchi, uno di questi criminali, ha privatizzato le banche, prima è stata privatizzata la Banca d'Italia, poi ne avrebbe comunque, perché questi dettagli. La rinazionalizzazione almeno delle banche, delle grandi banche internazionali che erano già a proprietà del tesoro in precedenza, lasciando invece il territorio delle piccole banche territoriali che sono quelle che hanno un rapporto diretto tra il capitale che rilassano il capitale che ricevono, sono in una situazione di equilibrio del proprio territorio. Quelle non vanno assolutamente toccate perché godono della fiducia, rendono conto spesso all'azionariato popolare radicato nel territorio e non sono banche speculative. Le grandi banche che prima erano nazionalizzate e che quindi non avevano l'obbligo di fare utili, non avevano l'obbligo di soddisfare gli azionisti, ma avevano un compito sociale ben preciso che era quello di andare incontro ai bisogni finanziari della popolazione, ovviamente si sono trasformate in strumenti per arricchire i propri azionisti a danno proprio dei loro utenti, cioè si è completamente ribaltata la funzione delle banche da strumenti finanziari a disposizione delle attività produttive e della vita della gente a strumenti invece di rapina. Quindi si è completamente ribaltata. Non vedo altra soluzione che non sia la rinazionalizzazione delle grandi. Con il mio stupore ho scoperto che la cassa di risparmio di Carrara c'è un roccio. Prego. Intanto vi ringrazio della possibilità di esprimere un libero pensiero da cittadino. Io mi trovo qua in duplice veste, sia come teologico, persona comune, e persona comune è ancora più comune del cittadino normale e colui che ha una funzione politica. Io sono, rappresento l'Unione Socialista e passato il Partito Socialista della Riformazione Socialista. Non entro nei meandri di quello che è l'accaduto antecedente a 20 anni fa. Nella Bibbia c'è scritto: chi non ha mai peccato scagli la prima pietra. Quindi, considerando che tutti pensiamo dei grossi peccatori in quanto esseri umani, io
non è un altro bene da scagliare la pietra, io personalmente. Chi la vuole scagliare la scaglia? Chi più di me? Chi la vuole scagliare la scaglia? Libero arbitrio. Tre minuti proprio, poi non vi tedio. Io cercherò di entrare per quanto è la mia possibilità di essere umano, estremamente limitata, la mia capacità di sintesi dell'analisi estremamente limitata, su quello che io credo che sia come Massimo Pastore il problema. Il problema è politico. Non sono un economista, quindi non accendo neanche entrare nei meandri del problema, diciamo, utilitaristico. Non sono un grande politico, anzi voglio dire uno scarsissimo esponente politico, però cerco di attentarmi nel problema sociale. Il problema politico e economico è sociale. Ovviamente quello che dicevate voi tutti, quello che dicevi tu, quello che dicevate voi tutti è quello che sappiamo tutti da persone comuni. Sappiamo che c'è un meccanismo. Questo meccanismo è un meccanismo che si è perfezionato, ma è ancora perfezionabile, e sicuramente si perfezionerà. Le masse popolari mondiali sono sempre state subiette, sempre. Il tentativo russo, la rivoluzione russa portata fino in Asia, ha prodotto poi la sciata, cioè noi non siamo dei killer, noi facciamo politica. E è ovvio che fare politica senza soldi è veramente complicato, noi soldi non ne abbiamo. Cioè, tanto per fare un esempio pratico. Però c'è una volontà di rinascita comune di cercare di quello che si diceva nei tempi di fare bene il bene comune. Da solo noi non siamo in grado, non abbiamo nulla, la democrazia è fatta di numeri. Rossi ci insegna che la democrazia è fatta di numeri. Voi mi insegnate che la democrazia è fatta di numeri. La politica si basa sul concetto democratico del consenso. Io non so se i movimenti civici, se i partiti che si stanno ribellando a questo, come il mio piccolo partito, non perché si ribellano perché sono stati tagliati fuori, si ribellano perché trovano che ormai la deriva si avvicina. Si ribellano perché sono consapevoli del fatto che non troviamo un'alternativa politica, una soluzione, un disco per la guerra civile, ma non qua. La guerra civile è scoppiata in Spagna, la guerra civile oggi è stata scoppiata in Portogallo, in questo momento in Portogallo si stanno massacrando, come si stanno massacrando in Spagna, si stanno massacrando in Grecia. Cioè noi abbiamo una coscienza sociale, vogliamo evitare che gli italiani vanno incontro a percussioni anche di carattere fisico. Io credo che il primo compito di una forza politica è quella di garantire la pace e la sicurezza sociale. Da soli noi non siamo in grado. Se siete in grado voi ci vediamo immediatamente. Io sarei un ragionamento a 360 gradi, tappandoci anche il naso in alcuni casi, cercando di capire anche quali sono le vicende umane che cercano di l'essere umano cerca sempre di avere un primato sul proprio simile, il soggetto politico. Riferisco a quello che ti dicevo prima, Rossi. Cerca sempre di avere un primato sull'altro soggetto politico. Errare umano est, perseverare aute diabolico. Cioè, non cadiamo nella trappola dell'errore di negarci la possibilità unitariamente, ognuno con la propria patente, ognuno con la propria storia, ognuno con la propria ricchezza.
cosa rappresentano. Avete detto bene, guarda come rappresentano la tirata, non dimentichiamoci dei servizi di sicurezza. Quindi facciamo un ragionamento, io vi prego, da cittadino italiano, ma vi prego, vi scongiuro di ragionare. Ragioniamo, cerchiamo di trovare un via di uscita, perché altrimenti saremo doppiamente responsabili. Primo perché sappiamo, secondo perché lo facciamo. Io vi ringrazio tutto molto.